Benvenuti in questo nuovo video dove non c'è molta luce, va bene, perché ho la finestra aperta e se tiro sulla persiana penso che mi arrivi un uragano in casa, non scherzo, vabbè, c'è un po' di vento. Spero comunque mi vediate. Allora, ho un po' di roba sul tavolo, ma va bene lo stesso, sulla mia scrivania. Fateci caso. Allora, ho fatto questo video perché allora non era tanto bene fare video come i miei capelli, che sono tornati rossi, spumeggianti, però devo dargli una pettinatina. Mi sono giusto sciolti per fare il video. Se riuscirò farò anche dei video truccata, visto che ho tempo di truccarmi. Non so per quale occasione, visto che l'unica volta che esco sono per fare la spesa, andare a correre, andare in bici. Perché adesso la bici devo sistemarla, perché andare a correre. Ogni tanto perché cammino, perché io facevo prima di tutto ciò, attività fisica, ho iniziato ad andare molto in palestra. E quindi mi scarica molto il fatto di camminare o correre, ovviamente a debita distanza dalle altre persone, lo dico sempre, però l'unica cosa è che non si può correre con la mascherina, infatti a volte la tolgo e bevo tanto. Vabbè, a parte ciò, questo video è dedicato a, sì, comunque una piccola parentesi, prima di fare questo video, potete fare attività fisica tenendo una debita distanza, usate magari parchi molto grandi, dove potete appunto andare tranquillamente a correre. Fare delle lunghe camminate, passeggiate, nessuno mi dice nulla. Anche io addirittura mi sono riportata in una panchina. Non è che mi denuncio, non c'era la polizia tranquillamente. Ovvio che se fate comunella con altre persone, no, no, andate a correre a debita distanza. Potete andarci anche con un amico, magari mantenete la distanza, vi urlate uno contro l'altro, mettete gli auricolari. Ho visto due ragazze che correvano, tra virgolette, insieme a debita distanza, paravano con gli auricolari. Boh, tutto qua. Ora, passiamo al punto. Il cellulare è caduto, è appoggiato su una bottiglia d'acqua. Se sentite qualcuno cantare, mia madre, la pazzia sta incombendo. Allora, cosa fare se siamo chiusi in casa? Allora, questo video è dedicato a cosa fare, visto che ho scaricato l'adrenalina ieri facendomi 8 km a piedi, dovete tra corsa e camminata perché alterno, perché se no mi ammazzo. Ho fatto anche un po' di stretching, mi fa male l'anca, però avevo bisogno perché dopo un po' penso che muoio. Comunque, allora, cosa si può fare a casa se non c'è niente da fare? Allora, io parlo per me perché ho il ragazzo che abita lontano da me, cioè, effettivamente con i mezzi pubblici e la macchina non è lontano, però essendo appunto che non è un motivo principale andare a trovare il ragazzo, ce l'ho lontano. Quindi noi ci diamo appunto per chi ha il fidanzato, ce l'ha inculato, o alla ragazza e ce l'ha inculata. Vi do degli suggerimenti, cosa facciamo noi? Noi ci organizziamo delle serate horror. Nel senso che ci mettiamo al telefono a parlare, mettiamo un film o in TV, o noi usiamo Netflix perché almeno partiamo con gli stessi minuti e possiamo stopparlo anche per andare in bagno o fare altre cose. Mettiamo lo stesso film su Netflix e ce lo guardiamo insieme, così se ci spaventiamo siamo al telefono. E questa è una cosa simbolica e carina che ci siamo inventati a darci gli appuntamenti. Io spesso mangio mentre guardiamo i film, perché mangio in camera mia, qua, vedete adesso. E niente, poi alcune cose che potete fare, oltre a vedere i telefilm su Netflix, penso che tutti lo facciate, c'è gente che addirittura sta suggerendo dei telefilm, telefilm. Una cosa che mi piace molto fare, a me in questo caso a computer sto scrivendo. Dice di scrivere, se l'ho comprata anche, un mouse ottico. Cioè non è ottico, è Bluetooth. Prima che chiudesse tutto me lo sono comprato, c'ho anche la tastiera. Sempre Bluetooth. Scrivo, una cosa che adesso riprenderò a fare è anche disegnare. Perché devo creare delle cose per i miei video ASMR, quindi disegnerò molto. Faccio live su Instagram, live su YouTube. Beh, contate che io ho i canali, quindi già quelli mi tengono un po' impegnata. Quindi diciamo che però di video ne ho fatti un bel po', un po' tempo libero. Una cosa che mi è venuta in mente da una ragazza che per puro caso mi ha suggerito, che non mi ricordo il nome, ma grazie. Ho rifatto il cambio dell'armadio, nel senso che tanto ho detto, visto che fuori non fa freddissimo né caldissimo, mi sono tenuta fuori delle cose comunque, delle felpe comunque calde, però tutto il resto l'ho messo via, ho pulito la mia stanza 2 volte, perché l'ho risistemata, l'ho pulita, l'ho sterilizzata pure, ci ho passato l'alcol e tutto, l'ho pulita e ho messo tutta la mia roba invernale nelle valigie, che sono qua. Poi ho messo tutti a tutto lavare la roba estiva, quella estiva nel senso di leggera. Così quando usciremo finalmente di casa avrò la roba pulita almeno. E poi per il resto ho sistemato un po' gli armadi, ho sistemato la stanza, so che è un po' un rotto di coglioni dire siamo a casa, puliamo ca la casa, però se avete una casa. La mia stanza non è mai stata così pulita, ogni giorno ovviamente la do una ripassata perché ovviamente la polvere c'è.
cambio spesso l'aria, però per il resto non è mai stata così pulita, devo dire. È molto ordinata, più che altro. Stato non è così ordinata, però è molto ordinata. Poi, niente, le cose che potete fare, potete fare tipo, io sto facendo questa cosa qua, adesso devo anche attaccarla, con le foto. Ho preso delle foto che avevo da tanto tempo, e ho fatto, tipo, potete fare tipo una vision board. Se poi voi vorrete, se vi interessa il vision board, vi farò vedere come si fa. La vision board io ce l'avevo attaccata al muro qua, che vedete questo muro tutto distrutto. Adesso devo poi dipingerlo. Se avrò una latta, chiederò come si chiama, se è una latta bianca, visto che non c'è da fare, coprirò qua e mi metterò a dipingere il muro pure. La vision board praticamente è ritagliata delle cose dai giornali, foto, e mettete tutto quello che avete su questa vision board, di quello che vorreste fare, i vostri sogni, i vostri viaggi, tutto ciò che visivamente rappresenta i vostri sogni. Semplicemente questa vision board. Comunque, se andate su internet trovate tantissime. Se volete, voi farò il video della mia che farò poi, quando avrò tempo, proprio mentre devo dipingere il muro. Altre cose che potete fare: leggere dei libri. Io mi sono comprata i libri, questi qua. Adesso, questo qua è quello che sto leggendo momentaneamente. Quando vado a correre, a volte me lo porto dietro nello zaino, perché io corro con lo zaino, non troppo pesante, e intanto me lo leggo questo qua, che sarebbe L'assassino dell'Oriente Express. Uscirà un video dove ve lo faccio vedere che l'ho acquistato sempre prima, ho avuto un culo, mi sono comprata tutte cose prima della pandemia. Mia mamma che parla col cane sempre. Poi le cose che potete fare, secondo me, cioè dipende poi da voi, cioè, potete fare esercizi anche in casa. Io ho la camera molto piccola, quindi fare esercizi in casa per me è un problema, però ho scoperto una cosa molto figa: potete salire e scendere giù le scale del vostro palazzo. Ho visto gente che lo faceva veramente, vi mettete le scarpe da corsa. Ho delle scarpe da ginnastica comode, io uso le mie dell'Adidas, le stringo solo un po' e faccio su e giù dal mio palazzo. Tanto non esco di casa praticamente, su e giù dal palazzo. Se no, comunque potete fare degli esercizi in casa, tipo alcuni esercizi con i pesi potete anche farli. Tipo, io metto la musica e mi metto a fare su e giù come una cogliona in casa. Tutto qua. Gli esercizi veri e propri, quelli un po' più di cardio fitness, esco, ecco, e vado a correre. E tutto, ovviamente mi è capitato ieri che sono dovuta tornare poi in pullman perché mi faceva male l'anca, perché non era ovviamente, non è come in palestra che è tutto dritto, e quindi mi porto sempre dietro la mascherina e sono dovuta tornare in pullman perché mi faceva male l'anca. Però per il resto in casa potete comunque, adesso, poi non so se vivete da soli o meno, io spesso cucino, ma cucinavo già prima, non è che non cucinavo, cucino, leggo, beh, l'ho già detto, sì, leggo i libri. Cosa che potete fare, magari risistemare i vostri cassetti, la stanza in generale, una cosa che magari non avete mai fatto prima. Potete anche tenere un diario, aiuta molto, io lo faccio sempre. Tenete un diario, io tipo uso Instagram per scrivere ogni giorno cosa faccio. Potete fare le foto, potete anche benissimo vestirvi, truccarvi e fare le foto su Instagram. C'è gente che lo fa. Potete mettere a posto appunto i trucchi, il bagno. Io mi sono fatta anche la tinta. Perché beh, io ho un diploma in parrucchiera. Adesso lasciate perdere i miei capelli che sono orribili perché sono di prima mattina. Però un diploma in parrucchiera ho un diploma, quindi ho detto prendo quello che ho. Per fortuna avevo tutto. Anche su tutto sono pieni di guanti monouso che non userò mai più. Tranne che per fare la spesa perché mi fanno sudare le mani in una maniera immemorabile. Se riuscirò, la cosa che mi piaceva molto è il disegno. Perché io mi piaceva veramente tanto disegnare. Anche se non siete capaci di disegnare, fregatevene il cavolo. È giusto per sfogarvi, per fare qualcosa di diverso. Altre cose che faccio, potreste benissimo fare anche dei video da mettere su Instagram, videoconferenze. Io a volte mi metto a sistemare la stanza quando sono a videoconferenza con le amiche o con il mio ragazzo, tipo faccio la videochiamata e dico amore guarda sto sistemando la roba. Infatti devo sistemare l'armadio, ho detto amore mi sta bene questo, lo tengo, lo butto. E quindi infatti ho un sacchetto pieno di roba che non userò, che adesso la lascio da parte, quando poi tutto finirà la porterò in qualche negozio per darla via, perché mi dispiace buttarla, c'è tantissima roba là dentro. Poi ho messo a posto appunto i cassetti, poi sì, in casa potete fare tante cose. Cioè, è vero che magari è noioso, lo so che è noioso, sono di quelle persone che sono molto attive, però ci potete fare comunque, potete inventarvi tante cose. Io tipo il cane, a volte gioco a palla col cane in casa, solo lo porto giù, vabbè, a parte ciò. Però, poi tipo l'altro giorno ho messo a posto la cucina, perché io ad esempio cucinando metto a posto la cucina. A volte potete mettere la musica, tanto non vi arrestano se mettete la musica in casa. Seguo le lezioni online, perché vado all'università, quindi seguo delle lezioni online. Mi sono iscritta anche a delle lezioni che non sono le mie, ma perché c'è già il materiale, mi fa piacere. Guardare video su YouTube, se volete guardate anche i miei, mi fa piacere.
Faccio appunto live su YouTube perché penso che sia più carino fare le live perché comunque uno interagisce di più con la persona. Ovviamente se si possono fare, ovviamente. Quindi è una cosa carina secondo me. O su Instagram con altre persone per far vedere comunque che anche se siamo in casa, comunque non ci tagliamo le vene. Per il resto è importante secondo me fare comunque attività fisica anche se siamo a casa, perché comunque è ovvio che cadiamo nell'ozio perché tra il letto è stato 2 giorni che a forza di stare, perché ho avuto anche il problema che mi sono fatta estrarre un dente, quindi stare nel letto ovviamente, poi sembrava che non capissi se era giorno, pomeriggio, sera, però dopo un po' devo dire che mi sto abituando a fare delle cose per non perdere la cognizione del tempo, ed è molto importante secondo Io non ho parole, Signore Gesù, me. aiutaci. Mia mamma parla da sola, o col Figlia. Signore, non è chiara la storia. E niente, poi per il resto sto sistemando ancora un po' la mia stanza perché c'è ancora qualche cambiamento da fare, quindi ho altri 20 giorni più o meno. Non ho mai perso il conto di quanti giorni di libertà mancano. Quando finirà, finirà, ormai ci ho perso le speranze. Nel senso che non conto più i giorni, nel senso che tanto comunque mi andrà già bene che nella settimana del ciclo sarò comunque, io sono abituata a stare in casa perché comunque sto poco bene, quindi farò così. Poi per il resto comunque c'è allora. Io ho ancora attivo nella mia zona, come anche nella zona del mio ragazzo, mi ha detto che sono ancora attivi Glovo. Quindi se non avete voglia di cucinare queste cose qua e volete magari guardarvi Netflix, comunque c'è sempre Glovo. Adesso c'è, esiste anche Glovo Prime. Io non lo faccio sinceramente, però è una cosa comunque carina perché se volete comprarvi qualcosa, se siete conviventi con altre persone, potete mangiare insieme e tutto il resto. Potete, se avete la casa vostra, potete farlo, potete anche fare delle ristrutturazioni, ovviamente non buttate giù la casa. Tutto il resto io fortunatamente ho mio padre a, tipo, di fronte abita, quindi fortunatamente posso vederlo perché ce l'ho di fronte, quindi è già una fortuna questa cosa qua. Purtroppo i miei nonni no, e non sono sincera, non ci andrei comunque, perché io comunque, essendo comunque giovane e tutto il resto, sì, posso ammalarmi, tutto quello che volete voi. Però il mio corpo può reagire in una maniera differente rispetto a una persona anziana, quindi evito. Anche perché abitano molto lontano, quindi non me la sento sinceramente di andare da loro in questa situazione qua. Poi ovviamente sarò ben felice quando tutto finirà e sarò in salute di andarci volentieri. Per il resto potreste comunque inventarvi delle cose simpatiche, di giochi, con i miei è un po' più complicato, però. Io tipo di giochi di società come Tabù, c'ho anche Cranium. Ho un altro gioco che non mi ricordo. Non mi ricordo nemmeno dove li ho messi. Farete, ne so, puzzle. Tipo, io odio fare puzzle, però tipo mia sorella piace molto. Oppure fare giardinaggio, se avete un giardino, un balcone, anche un balcone. Mia mamma parla con le piante. Io ad esempio invece mangio molti avogadi, quindi pianto l'avogado. E mi cresce anche, sapete? Stranamente, parlo con gli avogadi. Sono appunto, come fa il mio ragazzo, fate disegni. Disegnate, oppure create qualcosa, potete anche tracopiare dei disegni, non c'è bisogno, tanto nessuno dice niente. Potete anche fare benissimo dei disegni. Se volete potremmo poi anche inventarci qualcosa da fare su YouTube. Tipo io pensavo su Instagram di mandare, magari fare un altro contest sul disegno o anche un contest su, che so, la fotografia, fare tipo le fotografie e i paesaggi fuori che vedete dalla finestra, cosa di carino che ci posso prendere. Io molto spesso faccio le foto, cioè, parlo col mio cane anche a volte. Giusto un po' così per passare il tempo. So che è brutto, però purtroppo è importante. Io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Ditemi sotto nei commenti cosa fate voi in casa. Vedete hashtag io resto a casa.